Manca ormai una settimana alla festa del Santo Patrono, una celebrazione alla quale i nisseni sono molto legati, numerosi infatti fedeli che puntualmente accorrono per assistere o prendere parte direttamente alla processione. Una storia di una devozione per una città che inizia intorno al XVII secolo, così come racconta lo storico Enzo Falzone. In quell'anno, tra il 1624 e il 1625, c'era la peste in Sicilia e ci furono dei cambiamenti in tutte le città, perché alcune città vollero riprendere i propri santi patroni, che non lo erano. Così Santa Rosalia verrà confermata la patrona di Palermo, a sua volta Santa Lucia a Siracusa, Santa Agata a Catania. Caltanissetta, il nostro santo patrono, era il Cristo Nero, il signore della città. Grazie a un frate di Caltanissetta, che all'epoca si chiamava Fra Vincenzo Giarratana, ma poi sapete che nella storia dei frati cambiano nome, lui sarà poi Francesco Giarratana. L'8 maggio, che è la data delle apparizioni importante, lui che si trovava a Caltanissetta nel secondo convento dei Cappuccini, che è l'ex ospedale Vittorio Emanuele di Caltanissetta, lui incominciò a gridare proprio miracolo, miracolo, e invitò proprio a tutti i suoi confratelli a vedere questo miracolo. Lui vide che nella porta della città dei Cappuccini un appestato e che un grande arcangelo, che poi appunto fu San Michele Arcangelo, che allontanava l'appestato e lo portava verso la grotta incontrata a calcare proprio di via Sallemi. E così gli apparirà pure San Michele, dove gli dirà che dovrà parlare con il magistrato dell'epoca e con l'arciprete, e dovrà recarsi proprio in quel luogo dove è avvenuto il miracolo. E così andarono a constatare il miracolo. Quindi San Michele, protettore della città, questo era il suo titolo. Poi nel 1627 venne chiamato il patrono, ma è il protettore che salva la città dalla peste. Rispetto al passato, secondo lo storico, ci sarebbero stati anche dei cambiamenti, non solo per la location, ma anche in relazione alla frequenza con cui il simulacro veniva portato in processione, la statua lignea realizzata dallo scultore Livolsi. E Stefano Livolsi sarà quello che farà la statua. Lui stava facendo un angelo custode. E quando gli dissero i frati cappuccini che volevano l'arcangelo San Michele Arcangelo, proprio San Michele lo trasformò. Quindi mise il diavolo sotto i piedi, naturalmente, e se vediamo l'immagine è ben diversa da altri, perché altri San Michele che ci sono, alcuni hanno la spada o la bilancia e cose varie. Il nostro San Michele porta nella mano sinistra la chiave della città, perché appunto per dire che è il patrono, e poi c'è questa lancia che viene infilzata proprio al diavolo. È il piede che schiaccia proprio la testa. Dietro alle spalle c'è uno scrigno, una cassaforte, diciamo, che si apre, uno sportellino dove furono trovati dei documenti dell'epoca dei Moncada, e poi circa 25 anni fa fu riaperto e furono messi altri documenti della città, ma molte preghiere di protezione per la città di Caltanissetta.